È veramente un grande passo in avanti anche come cultura d'obiettivo. La struttura di Fermo, che lavora in rete con l'ospedale Uniti di Torrette, diciamo l'hub più importante a livello di pazienti oncologici, con attività di natura genetica, predittiva, un rapporto diretto con l'Istituto Nazionale dei Tumori. Creando questa rete è come portare qui a Fermo quello stesso livello di risposta di qualità. Strutture che collaborano, professionisti che invece di chiudersi come fanno spesso in un recinto, si aprono in una rete con un solo obiettivo: dare ai pazienti che si rivolgono a questa struttura un alto livello di qualità di risposta. E quella qualità di cui tutti abbiamo bisogno è quella qualità che ci fa andare anche vicino a casa, perché oggi purtroppo, e secondo me in molti casi in maniera ingiustificata, tanti cittadini del Fermano si rivolgono addirittura fuori dalla regione per ottenere una risposta di salute, e in gran parte dei casi ingiustificata. Noi vogliamo rendere chiara questa percezione, che invece la qualità stiamo portando qui. Certo, alcune attività si faranno necessariamente in ancuna, ma è giusto che sia così, perché noi dobbiamo concentrare le tecnologie e l'alto livello, ma il servizio e la risposta ce l'avranno sul territorio, potendo contare su una, diciamo, una qualità che credo una malattia importante come questa sia la migliore garanzia, con percorsi e cure che riceverebbero nella più significativa struttura della Regione Marche. Il nuovo ospedale di Fermo, che sta procedendo come costruzione, è importante sottolineare, non sarà per la Regione solo l'impegno murario, ma anche quello di mettere nuovi contenuti all'interno dell'ospedale. E lo faremo proprio grazie alla logica di rete. Perché? Perché oggi per poter fare attività più avanzate bisogna fare determinati numeri, cosa che la semplice comunità di Fermo non sarebbe in grado di garantire. E noi invece pensiamo di attivare servizi avanzati collegandoci ad hub importanti come l'ospedale Riuniti di Ancona, che può trasferire quella competenza direttamente sul territorio. Quindi stiamo lavorando insieme all'assessore Cesetti per far sì che i contenuti che saranno nel nuovo ospedale si aggiungano a quelli esistenti nella direzione di servizi di alto livello. Penso a esigenze importanti come la coronografia, cioè chiamiamola attività di secondo livello, che collegati ad hub che già la sviluppano, la svolgono, può essere portata anche qua.